Signore e signori, buonasera. Questa sera la Società Pesarese di Studi Storici, in coordinamento con la sezione di Pesaro della Lega Navale Italiana, propone un libro del professor Egidio Ivietis, Storia dell'Adriatico, Mare e la sua civiltà. È un libro edito dal Mulino ormai quasi 2 anni fa, lo dovevamo presentare l'anno scorso, poi per le note ragioni il tutto è saltato. È un libro che abbiamo però pensato di riprendere. Veramente molto interessante, molto, molto bello, se permettete. È una storia dell'Adriatico intesa in una maniera stupefacente. Se posso fare un paragone assolutamente al di fuori di ogni discorso storico, è come girare con un aereo sulle sponde di questo mare o con un drone, se preferite, visto i tempi. Un drone metafisico che attraversa, che passa la geografia, ma passa anche la storia attraverso i secoli. E uno ha da questo libro la percezione del divenire della storia e delle civiltà e dei popoli e delle città che su questo mare si sono susseguiti. Un mare veramente complesso, dice a un certo punto l'autore, un mare che forse ha più storia che geografia. Ecco, in qualche maniera è proprio così. Questo libro è particolarmente interessante, tra l'altro anche per questo la Lega Navale, sezione di Pesaro, che qui è rappresentata dal dottor Roberto Petrucci, si è collegata con noi per trattare di questo interessante tema. Il professor Egidio Ivetic, come sapete, è docente di storia moderna e di storia del Mediterraneo all'Università di Padova. Ha collaborato a diversi progetti di ricerca, è autore di numerosi libri su questo interessantissimo ambito, ve ne cito alcuni, Oltremare, l'Istria nell'ultimo dominio veneto che è del 2000, Le guerre balcaniche che è del 2007 ma ha avuto una riedizione successiva, Jugoslavia sognata, lo jugoslavismo delle origini, eccetera. E durante l'anno di pandemia è uscito I Balcani, Civiltà, confini, popoli, 1453-1912, cioè la storia di quella tormentata area, tutte le aree sono tormentate, quella forse un po' di più, tra la presa di Costantinopoli e l'esplosione delle guerre balcaniche. Tra l'altro, questo potrebbe essere tema per un incontro futuro. Io a questo punto passerei la parola al dottor Petrucci, se vuole partire lui con una prima domanda. Sì, buonasera a tutti, buonasera professore, e mi permetto di correggere l'introduzione del professor Guccioni per dire che no con un drone, la facciamo con una barca il giro dell'Adriatico, meglio se con un Comet 860 come il mio. E perché? Perché il professore è innanzitutto un marinaio, prima di essere uno scrittore. Penso che sia così proprio in termini temporali. E infatti il suo libro comincia: Ho conosciuto l'Adriatico come marinaio di leva a bordo della nave Galeb. Perché dico questo? Perché questa esperienza di vita si riflette nel modo con cui ho scritto il libro. Io conosco molti altri, no molti, qualche altro libro sull'Adriatico che ha grande spessore storico, ma non ha quei lampi che ha invece il libro di Ivetic. Leggetelo e vi accorgete che qua e là traspare un amore che non è tanto verso l'argomento trattato, ma proprio verso il Mar Adriatico. E vengo alla prima domanda. Il problema dell'uomo dell'Adriatico, il tema ricorre continuamente tra chi si occupa di Adriatico. Anselmi ci scrive sopra due bellissimi libri, Storie di Adriatico e Ultime Storie di Adriatico. Lei lo affronta ampiamente sia nella prima parte del libro, nella introduzione, parlando di suo padre, sia nel paragrafo sullo spazio culturale condiviso. E lo definisce sintesi, simbiosi della cultura romanza e slava che tante volte si è realizzata nel litorale orientale. Anche Pierre Caban, in Storia di Adriatico, indica nel litorale orientale, più precisamente a Ragusa, il posto dove meglio
si realizza la sintesi tra i popoli e le culture che hanno animato il nostro mare. Sarebbe interessante discutere di questo, e lei di sicuro lo farebbe in maniera egregia, ma a me interessa un altro aspetto dell'uomo dell'Adriatico, e cioè che se andiamo a vedere questo aspetto, l'uomo dell'Adriatico, alla luce di quello che sta succedendo oggi nei borghi marinari, almeno quelli che conosco io, tra San Benedetto e Ravenna, soprattutto, è indicativo Ancona, che dove c'è la concentrazione maggiore, sono 2000 abitanti che stanno di fronte al porto e vivono del porto, e andiamo a vedere, ci sono i tunisini che vanno in giro con i barchetti, i senegalesi che escono in mare, i bengalesi che battono le reti e saldano le lamiere ai cantieri, poi i nigeriani, i cingalesi, i peruviani, i cinesi. Quindi la domanda è questa: cos'è oggi l'uomo dell'Adriatico? Ma la vera questione forse è come facciamo a fare in modo che questa realtà che c'è, lavora ed è quella che è oggi l'uomo dell'Adriatico, cresca in maniera efficace, cresca e dia il contributo. Ecco, grazie Roberto Petrucci, grazie dottor Uguccioni, da tempo appunto pensavamo di fare questa chiacchierata, vi ringrazio moltissimo e anche se da remoto spiritualmente sono vicino a Pesaro, che è un contesto dove in genere le Marche vivono l'Adriatico in modo profondo. Ecco, sì, l'Adriatico è storia, ma è anche tanta cultura. E per me è una patria, io sono un uomo di confine, l'orizzonte che ho sempre visto, mio padre ha fatto la casa in un punto che si potesse vedere, l'unico punto sulla costa dell'Istria orientale, in un punto dove si possono vedere 40 km di orizzonte, si vede Cherso, Lussino e il mare aperto, e a guardare la carta geografica e quello che per me è mare aperto poi finisce per cadere proprio dalle vostre parti, insomma lì tra Rimini e Pesaro, questa è mio padre guardava, sto parlando ormai di tanti anni fa, anche 30 anni, c'era il TGR, c'era Marche, perché avevamo una TV portatile all'epoca, l'unico canale del regionale non era il Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, era quello marchigiano, quindi era, tanto per dire, ecco, questi sono gli elementi di quello che mi chiedeva, no? del contatto, della simbiosi. Senza, allora, l'uomo adriatico è una formula sviluppata da Sante Graciotti, che è un marchigiano di Osimo, è un venerando illustre slavista che ha deciso proprio verso i... molto marchigiano, molto italiano, verso i 20 anni di studiare le lingue slave, le conosce tutte, le parla tutte, e ha fatto una specie di periplo spirituale quando era a Zagabria, quando è arrivato, me lo raccontava, quando è arrivato a Spalato, ha visto le sarde fritte, le sardelle fritte, le patate con la bieta, c'è stata una specie di Madeleine, un ricordo della madre, ha capito che fondamentalmente la gente delle due sponde ha qualcosa in comune. Naturalmente c'è un uomo adriatico, come dire, più intellettuale, non è scontata la cosa, dovrebbe essere colui che è affamiliare l'altra sponda, mi viene in mente Sergio Anselmi, che ha anche scritto libri e ha avuto sempre questa apertura verso l'altra sponda. Quindi l'uomo adriatico ad un livello, diciamo, non dico alto, ma diciamo prettamente culturale, è colui che va oltre il confine, che è curioso nei confronti dell'altra parte. C'è sempre stata una maggiore disponibilità, io che sono bilingue conosco tutte le culture, da parte italiana, si sono sempre spesi, soprattutto storici, Anselmi e prima Pier Fausto Palumbo, in un tentativo del dialogo verso l'altra parte. Dall'altra parte, il grosso della costa, 700 km, è croata, quindi la cultura croata è quella veramente marittima rispetto alla slovena che non c'è, anche quella
montenegrina e albanese è estremamente esigua. Da parte croata non c'è, c'è un attaccamento all'Adriatico come una specie di mare e territorio, ma non c'è questa curiosità verso le Marche, una curiosità, che so, verso l'Abruzzo, a Ragusa, per dire che non sei, sei poco di buono, si dice Pugliz, che vuol dire pugliese, questo, insomma, è un antico modo di dire. Ecco, questa, nel senso, perché dico questo? Perché la strada è ancora lunga, ci sono tante vicende, tante esperienze, c'è tanta disponibilità, ma su un piano culturale bisogna ancora andare oltre il paradigma nazionale. Io sono il primo che persuaso della necessità di una storia nazionale, di una cultura nazionale, oggi più che mai nella, nel calderone della globalizzazione. Però quando andiamo su una scala di un mare che diventa contesto, che nel piccolo è l'Adriatico, nel, poi il Mediterraneo è ovviamente più grande, questa disponibilità, fermo restando nelle proprie convinzioni, io non sono per simbiosi così, cioè, disponibilità a conoscere l'altro. E lei mi ha fatto una bella domanda. Poi c'è l'uomo adriatico che è scomparso, oppure ce n'è ancora qualcuno, ma sì, sono quelli che vanno appunto in barca a vela. E invece Anselmi si ricordava, e mio padre, la stessa cosa, Anselmi aveva qualche anno più di mio padre si ricordava di questi barconi dalmati che dalla Dalmazia si fermavano nel porto lì nel canale d'Arsa, lungo la rotta in direzione di Trieste. Trieste era il punto, e c'erano anche i barconi chioggiotti, quindi magari alla sera si trovavano lì, ma era uno scalo più che un porto, sulla costa dell'Istria orientale, quindi chioggiotti. Quindi mio padre sin da bambino sentiva questo dialetto, questo domenica sono stato a Chioggia per cambiare aria, ed è un dialetto veneto particolare, una popolazione del mare. Allo stesso tempo sentiva il dialetto croato dalmata, che è completamente diverso rispetto alla lingua croata, è molto latino, è molto marittimo. Ecco, questa gente, la fiera di Senigallia, che ricorda Anselmi ancora negli anni 30 con i barconi, con i trabaccoli, questa era la gente dell'Adriatico. A volte mi hanno chiesto perché una civiltà, ma certo ci sono tante civiltà, però proprio a volere potrebbe esserci una civiltà di civiltà, in senso prettamente intellettualistico. Ciò non toglie che ci fosse una civiltà nei tempi passati, in qualche modo condivisa, no? Il brodetto alla fine, no? Lo troviamo di qua e di là, tante usanze, tante tradizioni simili. E lei ha posto bene la domanda, l'uomo adriatico di questa, della base, diciamo, quello della, ormai ad Ancona appunto il cingalese, che so, il nigeriano, persone che fanno il mestiere del mare, che è difficile, come del resto nella mia città natale hanno chiuso il cantiere, ma prima di chiudere, con un grande disastro, io sono di Pola, ma insomma è ovvio, anche la cantieristica, arrivavano intere squadre romene. E come è noto del resto che a Monfalcone c'è ormai tutta una comunità di mi pare pakistani, adesso non mi ricordo più, anche con certe dinamiche non felici sul piano locale, e quindi questa è la globalizzazione. Allora, ragionare in termini di Adriatico, di storia, quando si fa storia si fa anche cultura, vuol dire comunque sempre dare anche una, come si dice oggi, narrazione accettabile agli altri. Alla fine queste persone diventeranno adriatiche. A Dulcigno, io mi ricordo un documentario jugoslavo, c'erano questi pescatori che andavano nel fiume Bojana, sul confine tra Montenegro e Albania. Scuri, neri, africani, da lì da secoli era un'intera comunità portata lì dagli ottomani a fare i pirati dulcignotti, parlava in montenegrino, ma la faccia era
ma più quasi del Senegal che del Marocco, quindi anche questa è gente adriatica alla fine, quindi anche questi aspetti convergono. E credo che sia abbastanza normale. Guardi, io in questo libro ho trovato di grandissimo interesse questa sorta di ovvia sovrapposizione a ondate, cioè prima i popoli italici, poi i popoli greci, tra l'altro l'Adriatico forse è sede di diverse odissee, come è noto, come lei a un certo momento dice. Poi arriva questa solidissima presenza romana, prima sul lato italico, poi anche sul lato illirico, eccetera, eccetera. La lunga durata di Bisanzio, quella cosa assolutamente stupefacente che è Venezia, Ragusa, ci sono tantissimi aspetti che si intersecano, per non dire poi uno stato pontificio su questa costa, uno stato di Napoli a sud, insomma, un'Ungheria che a un certo momento si affaccia e così via. Lei dice a un certo momento che una specie di anno fatale è il 1797, cioè la fine di Venezia. Mi viene da pensare da lì in poi, forse perché si intersecano i patriottismi, si intersecano alcune consapevolezze nazionali. Sa, oggi in termini di globalizzazione parlare di patriottismo si sfora subito nel sovranismo e ci asteniamo in questa sede perché ovviamente. Però ecco, non c'è dubbio che da quel momento qualcosa comincia a spezzarsi, per esempio in questa contrapposizione tra le due sponde, che non c'è mai stata fino a lì. È interessante trovare un Tomaseo che da Sebenico viene in Italia, diciamo così, per lui è tutt'uno, insomma, poi torna nella sua patria. Cioè, un po' come avrebbe fatto un greco di Pericle che andava a Siracusa o a Salamina a Cipro ed era sempre in Grecia, diciamo così. Questa cosa a un certo momento però sembra spezzarsi, non è così? Sì, ho sottolineato il 1797, il tramonto della Repubblica di Venezia, che ovviamente io non lo tocco e non mi interessa, c'è tutta quella parte nostalgica più tipicamente veneta. Io sono un bilingue, ma sono veneto d'amaro. Spesso viene definito, e io mi arrabbio, Veneto da me. veneto coloniale, ma non è veneto coloniale, è un veneto coinè. È tutta una civiltà, io discendo anche da questa civiltà dello stato d'Amarco, questo era il termine, che è studiato ma non è capito, non è stato capito purtroppo perché c'è stata questa zavorra nazionalista, imperialista, fascista, che ha anche eminenti studiosi che hanno capito le cose ma l'hanno interpretato secondo la retorica degli anni 20 e 30, poi c'è stato un abbandono degli studi morale, siamo un po' qui che ogni volta scopriamo questa dimensione, no? È la dimensione che sta di fatto, l'ha detto anche lei, non dico che si sentivano orfani, ma quasi, e costretti a ripensarsi, uno come Ugo Foscolo, uno come il Tomaseo, uno come Giovanni Capodistrias, che Sì. è il primo presidente della Grecia, era consulente per gli esteri dello zar Alessandro I, quindi laureato in legge a Padova, uomo di Corfù, al quale era una cosa normalissima andare a studiare legge a Padova, poi tornare a casa e far carriera da avvocato dentro lo stato d'Amar. Questo era. E allora, cosa fa il Tomaseo? Scrive dell'Italia, no? Il Foscolo muore con la I maiuscola, sono italiano, e il Capodistrias diventa il padre della nazione neogreca, diciamo, anche l'università si chiama di Atene in suo onore. Chi sono questi? Sono gli uomini di quel mondo. Ecco, quel 1797 è la fine di quel mondo lì. Ma non è solo la nostalgia per un mondo praticamente che era sopravvissuto a lungo, probabilmente 100 anni, no 100, ma almeno 50 anni oltre i limiti, no? Arriva uno come Napoleone e butta giù tutto molto Certo. facilmente.
ma è la fine di una concezione marittima, marittima delle cose, quello che ha detto lei, cioè quindi che l'orizzonte dell'esistenza della cultura è legata al mare. Difatti dopo cosa abbiamo? Come dice lei giustamente, abbiamo, e questa è una tendenza ovviamente storica, non si può far niente, c'è il passaggio da questo antico regime, dalle comunità alle nazioni, quindi prima si era cittadini della propria città e poi si diventa sempre più, ci si identifica con una comunità nazionale, una nazione. E nel caso dell'Adriatico, cosa che si vede meglio rispetto al Mediterraneo, cioè quella che io chiamo una verticalizzazione o una continentalizzazione dei vari contesti che fanno l'Adriatico, in parole più chiare. Quando arrivano i francesi e gli austriaci continuano a lamentarsi del disastro lasciato dai veneziani, non ci sono le strade. Perché riflettono la mentalità dei francesi e degli austriaci. Venezia non aveva bisogno delle strade sul tipo romano o francese. Poi saranno i francesi che in pochi anni costruiranno la prima strada decente in Dalmazia, ma secondo la logica veneziana, che era la logica del mare, l'Istria, che era la prima periferia marittima, in Istria si approdava. Quindi l'Istria era fatta come a pettine, no? Lungo la costa c'erano questi caricatori, il termine caricatore, insomma, dove si prendeva il legname da riscaldamento, i fassini. Ogni tot chilometri c'era un sentiero, ci arrivava la gente, e anche lì, ho visto nei documenti, me l'ha testimoniato sempre mio padre, era un traffico che andava avanti fino al 1940. Cioè il contadino slavo che portava i fassini a dorso di mulo e trovava lì quello di Burano col trabaccolo che lo caricava e lo portava a Venezia, perché dentro queste case veneziane c'erano questi piccoli spicchi, questi appartamenti, e ci si scaldava, si cucinava con questi fassini, con questa legna da arbusto tagliata dal contadino slavo croato dell'Istria. E questo commercio è andato avanti fino al 1940. Si sarebbe estinto comunque a prescindere dalla guerra, perché mi hanno detto dopo il 45 è entrata la bombola a gas, quindi era finita. Però era un commercio che andava avanti da probabilmente 1000 anni, da sempre, perché Venezia non aveva come riscaldare. Ecco, questo mondo spiccio è finito nel 1797. Invece entrano le strade dalla parte italiana, subito dopo l'unità, rapidamente c'è la costruzione della ferrovia 62-63, e quindi diciamo tutta la dorsale adriatica viene indirizzata verso Bologna. Bologna è una città un po' assonnata, ma Bologna è una città che ci ha guadagnato dall'unità d'Italia, perché diventa il perno di tutto. Il centro. E diventa anche un polo adriatico, per dire, no? Cioè Bologna, Bari, questo è anche Bari cresce nell'Ottocento, quindi assolutamente è una città abbastanza piccola col borgo murattiano, e poi sempre più abbiamo la borghesia barese che media, no, con le campagne, col vino, e d'altra parte c'è questa. E questa verticalizzazione trasforma le coste, c'è poco da fare. Il mondo che c'era prima, la Puglia non è un sud, i porti pugliesi sono complementari, sanno benissimo cosa succede a Venezia, il grande mercato è Venezia. La popolazione di Venezia nell'età moderna, quando abbiamo i documenti, la popolazione di Venezia con la popolazione urbana credo sia alla pari e supera, a seconda delle fasi, l'insieme della popolazione urbana, partendo da Otranto, andando tutto attorno fino a Valona. Erano città da 2-3 mila abitanti, ce ne sono una trentina, facciamo presto i calcoli, arrivavano tutti insieme 120 mila, ma Venezia ne faceva 150 mila. È quello mondo che tramonta, quindi sono tanti significati, non solo storico-politici, ma anche è un altro mare che esce fuori, no? Poi arriva il vapore, eccetera, eccetera. Il Lloyd, l'Austria, Trieste, cambia tutto. Ecco, a proposito di Trieste, una cosa
che sapevo, ma sulla quale non ho mai riflettuto prima di leggere questo libro. Questo strano aspetto, strano per noi italiani, che il mondo germanico ha tre mari. Uno è il Baltico, ovvio, l'altro il mare del Nord, ancora più ovvio, ma il terzo mare è l'Adriatico. Sì. Perché in qualche modo Trieste, no, in qualche modo, Trieste è sempre stata nei domini asburgici, almeno da secoli e secoli, quindi nella Confederazione Germanica, prima ancora nel Sacro Romano Impero. Sicché, come lei annota a un certo punto, l'assemblea di Francoforte del 1848, no, assemblea democratica, patriotica, liberale, progressista, tutto quello che vogliamo, pensa a queste terre come terre tedesche. Il che mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. Durante i cupissimi anni 1943-45, non credo con un atto di sovranità esplicita, ma non lo so con precisione, ma di fatto il Terzo Reich impone il cosiddetto Küstenland, la zona d'operazione, sottraendola in buona sostanza alla Repubblica di Salò. Non so se lo faccia da un punto di vista giuridico o di fatto, però di fatto lo fa. Questa che è sempre sembrata, mi è sempre sembrata una sorta di prevaricazione, per carità, non vogliamo certo dire che sia un'operazione accettabile, però entra in un'ottica tedesca che a noi italiani sfugge. In qualche maniera anche al Quarnaro si bagnano acque tedesche in una certa visione. Ecco, mi è sembrato molto interessante questo tipo di riflessione, insomma, ecco. Sì, sì, no, ha perfettamente ragione. Cioè l'Adriatische Küstenland è in linea con una storia, cioè non è una cosa... è frutto dell'8 settembre, per carità, lo sappiamo, non è mai stato chiarita la cosa, però era evidente, non è stato ancora studiato, ma l'atteggiamento nei confronti di sloveni e croati, tutto sommato, era buono da parte dell'amministrazione tedesca, con la cognizione che questi, tutto sommato, 20 anni prima erano sudditi austriaci, ma letteralmente austriaci. Certo. Quindi i più vecchi parlavano tedesco, quindi se non erano italiani e se parlavano tedesco erano... quindi certo. Era ovvio, no? Questa, perché? Perché, ecco, si dimentica... Allora, i grandi assenti ci sono, ma non sono ingombranti come Venezia. Venezia è ingombrante nella storia... Adesso sto ragionando sulla storia del Mediterraneo per dire l'Italia è ingombrante, è il centro del Mediterraneo, è difficile, così non si può, quindi non si può fare la storia del Mediterraneo senza l'Italia, la storia dell'Adriatico senza Venezia. E si dimentica che la presenza tedesca è costante perché il Margraviato dell'Istria, che ovviamente io sono istriano, dal 1060 è un margraviato strutturato dentro il Sacro Romano Impero, il patriarca d'Aquileia faceva capo al Sacro Romano Impero, l'Istria ha fatto parte anche di quell'Italia dell'alto medievale che era più sulla carta che nella realtà, ma anche di questo altro contesto, e alla fine, soprattutto con gli Asburgo, dalla fine del 1376, il cuore dell'Istria ha fatto parte dei domini personali, arciducali, asburgici. Questi erano imperatore, morale a Francoforte, da Duino a Trieste, quello è proprio il litorale, il cuore dell'Istria. E la cosa che lei ha notato giustamente, la parte dell'Istria del Carnaro, al di là della zona veneta, dove c'era l'Aurana, che c'è l'Ovran, che è una zona di villeggiatura, ci andava, i sindaci di Vienna ci andavano regolarmente, abbazia è lo stesso, era chiamata abbazia da tutti, anche dai serbi, dai croati, poi a questo nome, poi dopo il 45 hanno cambiato, ma allora, come dice Dante, che il Carnaro chiude l'Italia, ed è vero, perché l'Italia arriva, siccome sono di lì, posso garantire, arriva fino a Pola e il contado di Pola, io sto nel contado di Pola, oltre al contado di Pola,
finisce lì, c'è il canale d'Arsa, lì finiva l'Italia di Augusto e cominciava l'Illirico. Anche la popolazione sul terreno è nettamente, a Pola erano 90% italiani, lì già nel contado 90% croati, letteralmente. Quindi Dante aveva ragione, è interessante notare come questo aspetto si è conservato nel tempo. E come lei nota, ma il Carnaro è anche l'ultimo limite del mondo tedesco. Anche se non c'erano i tedeschi, diciamo, abitanti, ma nelle ville ci stavano i tedeschi. Sicuramente alcuni pezzi del mondo tedesco sono il castello di Duino, dei Turnum Taxis, anche adesso, il Miramare, che è il sogno imperiale mediterraneo degli Asburgo, e non solo, nessuno ci fa caso, c'è un grande dipinto, un mappamondo nella sala del Miramare, dove sono evidenziati con colori più chiari i domini degli Asburgo, quindi il centro d'Europa, l'Austria-Ungheria, l'Italia, quella che fu degli austriaci, la Spagna e il Messico. Non era una pazzia quella lì. Avremmo avuto Francesco Giuseppe imperatore in Europa e Massimiliano imperatore in Messico, praticamente come Carlo V nella figura dei due, e il sogno partiva da quel castello. Quindi c'è tutto un sogno mondiale, globale, asburgico, che parte da quelle sponde. Un terzo posto è la mia città natale, che era il porto militare, l'arsenale Pola, completamente ristrutturata. Io sono cresciuto sulle pietre romane e sulle pietre austriache. Hanno fatto questo duopolio Trieste Emporio e Pola porto militare, come c'era per Francia Marsiglia e Tolone, e come i russi avevano Odessa e Sebastopoli. C'è anche, ma devo contenere, c'è sempre l'Ungheria, perché noi parliamo di Croazia, ma la Croazia ha una corona congiunta, ma non conta nulla. Di fatto anche Venezia si deve affrontare l'Ungheria dal 1102. L'Ungheria c'è praticamente sull'Adriatico fino al novembre del 18 e ottiene solo con Fiume, che è un corpo separato, ovvero un sobborgo di Budapest, è una città ungherese, abitata per metà dagli italiani, che sono molto italiani, ma sono legittimisti fino al 18 nei confronti dell'Ungheria, ottiene questa sua città. È affascinante questa storia, perché c'è l'architettura di Fiume, che sembra così mitteleuropea, in verità è un'architettura che risponde ai paradigmi di Budapest. Sì, quello che è interessantissimo in questa storia è che non si può declinare utilizzando come unità di misura le singole storie nazionali, perché è un intreccio perenne, è una sovrapposizione continua, ed è anche, devo dire, il fascino di questo mondo. Roberto, hai un'altra domanda? Sì, ho una considerazione, una domanda. La prima considerazione sulla invasività di Venezia. A me piace ricordare che la prima Costituzione repubblicana è stata scritta in una villa di stile palladiano, perché riferimento culturale di, dico bene, Jefferson, sì, era il Palladio. Sì, quindi sì, l'influenza di Venezia, della Repubblica, quindi dell'istituzione repubblicana, era nella testa di chi scriveva la Costituzione americana. Questo è un dato di fatto che rimuoviamo spesso. E io vorrei riprendere una parte finale del libro e glielo leggo. È quella che parla dell'approccio rurale. A me è piaciuto moltissimo, perché risponde a ragionamenti che spesso si fanno nel terrazzo della sede della Lega Navale di Pesaro. La muraglia di alberghi che chiude la costa è la prova di un approccio rurale alla risorsa della spiaggia. Lo stabilimento balneare come concetto non è poi tanto lontano da quello della stalla. Una logica tutta volta all'introito facile, in cui l'Adriatico non è altro che l'orizzonte da vendere.
Per me questa frase, che è anche questa, nasce non tanto dallo storico quanto da quello che iniziò la sua carriera come marinaio del Galeb. Ecco, io vorrei che lei me la esplicitasse un po', grazie. Sì, beh, l'ho scritta, poi mi sono un po' detto, beh, mi criticheranno gli albergatori e tutto un mondo. Ma è così, difatti la speculazione edilizia non è solo un prodotto di una certa ruralizzazione, anzi di una dimensione rurale che si volge verso il mare, ma è effettivamente la modernità di queste terre, perché poi io vengo dall'Adriatico orientale, dove devo dire, sotto la Jugoslavia, i punti migliori se li teneva l'esercito, quindi per motivi strategici. Così siamo arrivati agli anni 90 senza la speculazione, cioè le parti migliori non sono potute essere toccate, perché quindi, ma lì c'è un sistema non democratico e la proprietà privata era ridotta al minimo. Quindi adesso anche in Istria invece anche lì è una speculazione, magari di ville con piscina, non stabilimenti balneari, però è inevitabile. Vedo che avviene dappertutto lungo le coste turche, cioè è una cosa che è così. No, la mentalità rurale, quello sì, l'uomo di mare è vero. A parte gli alberghi, anche la speculazione intorno al Mose di Venezia, non l'ho scritto, è come se la sudditanza della terraferma si fosse rivolta verso la dominante Venezia, gliel'aveva fatta pagare speculandoci sopra su una cosa che è vitale per la sopravvivenza di Venezia. Ma come si può avere il cuore di speculare su una cosa che tiene in piedi una cosa unica, cioè il Mose che tiene in piedi una cosa unica come Venezia? Cioè ci vuole talmente tanta speculazione. Ed è un mondo che fondamentalmente non capisce niente di mare, questo è il punto. Sì. Il mare è senza mezzi termini, è un orizzonte. Ma io devo dire che personalmente talmente amo l'Adriatico, il Mediterraneo, ma l'Adriatico ovviamente, che anche quando vedo sotto il sole di Riccione, basta che ci sia il mare, per me basta. Quindi non, anche se è soltanto uno sfondo di altre cose. Quello è un po' un problema che non l'ho toccato e toccherò in altri studi, un po' un problema italiano, cioè la rimozione del Mediterraneo e del mare dall'orizzonte culturale, che non sia il sorpasso, che non sia stessa spiaggia, stesso mare, ed è la rimozione della Repubblica Italiana. Dopo tanto Mediterraneo in epoca fascista c'è stata questa fuga, diciamo, nello stabilimento, no? Prima c'era la quarta sponda, anche troppo, quindi credo che sia un riflusso, tutto sommato. Forse sono stato un po' duretto, diciamo, con l'area romagnola, perché effettivamente le coste, secondo la tecnica navale dell'antico regime, sono in perdita. Quindi non solo, guardando anche adesso negli ultimi tempi le sistemazioni delle foci del Po e tutta l'area di Ravenna, era tutto un mondo di paludi, di laghi, e quindi per forza che la popolazione è diventata più terragna, voglio dire, perché tutto il sistema non è come la Dalmazia, no? Che è cristallina, c'è la pietra, c'è il porto, c'è il mare, subito 4 metri di profondità. È un mondo così di trapasso. Del resto si sa che in queste zone romagnole c'è tutto un tipo di pesca, c'è la pesca fluviale, poi c'è la pesca di quello che rimane delle lagune, dei laghi, e poi c'è la pesca marittima in minor consistenza. Quindi c'è un mondo di rapportarsi con le acque, dei fiumi, di quel mondo che poi è anche stato tutto prosciugato, bonificato, che si è trasformato. È un contesto difficile, quindi diciamo la ruralizzazione della Romagna era inevitabile,
Anzi, poi è stato un miracolo che appunto dall'Ottocento il mare che viene scoperto su scala europea e la Romagna è subito lì, cioè ma proprio lì, sto parlando 1840-1850, il mare come luogo sano, come si parte da una concezione salutista e sanitaria per arrivare agli anni 30 alle colonie, no? Alle vacanze organizzate, alle colonie per i bambini e poi agli anni 50 sono stato un po', forse sì, la speculazione è così perché deturpa, ma alla fine ce la dobbiamo tenere, ma in questa fascia, soprattutto tra Romagna, noi vediamo sperimentare, è all'avanguardia, cioè segue tutte le tendenze possibili che ci sono in Europa, quindi è molto interessante. Se posso, a me la cosa che preoccupa non è tanto la speculazione, quanto la pressione speculativa che c'è sulle aree portuali, che tendono a trasformarsi, soprattutto i borghi marinari, in aree urbanistiche di pregio, scacciano la popolazione che lavora sul mare, che si trasferisce in periferia, e caso limite il Candiano di Ravenna che arriva fino in centro città, ma non è più un porto, non è più niente, è solo una splendida area residenziale o quello, la stessa cosa è successa a Senigallia, bellissima, eh? Ma se questa tendenza va troppo avanti, le strutture produttive che creano la cultura marinara finiscono per essere niente, non ci sono più, finisce quella cultura, cioè, diventiamo un paese di bagnini, baristi e via dicendo, perché ritorno alla mia passione per il quartiere degli Archi di Ancona. Perché lì c'è ancora chi lavora del porto, c'è una cultura marinara vera, lì il mare non è un fondale, è un posto dove si va la mattina a lavorare, a pescare, a saldare le lamiere e a pitturare i barchetti. Ecco. Questa, cioè, non è solo un problema di estetica, è un problema di che tipo di sviluppo, che cosa sarà l'Adriatico domani, se sarà un fondale oppure se sarà un luogo dove si crea una cultura vera. Ecco. Scusate la retorica, ma volevo dire questa cosa. No, purtroppo di questi luoghi ce n'è pochissimi. Uno è lì, qualcosa a San Benedetto, a Chioggia, li contiamo ormai sulle dita un amico mi ha detto anche Falconara Marittima ormai è una specie di è la periferia d'Ancona. Sì, ma anche quel, diciamo, quel rudit, cioè è già archeologia industriale di un certo tipo, sì. No? L'impianto, quindi, sì, no. quasi futurista, no? Quindi comunque il mare è lì, insomma, quindi. Va bene, direi a questo punto di chiudere. Io ringrazio molto, anzitutto Roberto Petrucci, ringrazio moltissimo il professore Egidio Ivedic, anzi, se permette, potremmo risentirci di qui a qualche mese, ecco, insomma, non tantissimo in là, per questo suo altro libro, I Balcani, civiltà, confini, popoli, che penso che sarà un argomento anche questo estremamente interessante. Senz'altro. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Grazie.